Ciao ragazzi, buongiorno, sono Enrico Farina, stiamo facendo questo tour per portare avanti il nostro programma e conoscere non soltanto le bellezze della provincia di Salerno, ma anche per parlare con i cittadini, rappresentare il nostro programma e capire un po' meglio quali sono le difficoltà che vive il nostro territorio. Oggi siamo in compagnia dei nostri amici cittadini di campagna e mi rappresentavano sostanzialmente alcune difficoltà, come quella relativa all'abbandono della zona del Polveracchio, mi raccontavi, Sì, no? sì, sì. Il Monte Polveracchio negli anni 80 funzionava come si deve. Oggi, attualmente, con la nuova amministrazione che abbiamo, il Monte Polveracchio è abbandonato alle stesse schiene di immondizia e degrado. Cioè, è una vergogna Quindi propria. è un'area che potrebbe essere valorizzata per dare maggiori opportunità non solo turistiche, ma anche ai cittadini di poter vivere meglio il proprio territorio. Esatto, bravo. Quindi una rappresentanza forte a livello istituzionale potrebbe comunque garantire una maggiore presenza, anche un sostegno ai cittadini per poter sollecitare l'amministrazione ad adempiere ai suoi doveri. Poi invece mi Giustamente. rappresentavi per quanto riguardava anche la zona del parco giochi, diciamo, per i bambini, che è un Sì, pochino abbandonata è come molto realtà. abbandonata perché questi bambini non sappiamo praticamente dove portarli. Ci sono 3-4 parco giochi, ma sono nel totale abbandono e degrado, con l'area di giochi completamente sfasciati, e quindi noi i bambini li teniamo per strada e non Quindi sappiamo cosa offrirgli praticamente. diciamo che noi chiediamo un intervento anche attento da parte della politica e ovviamente delle E istituzioni certo, un per occhio delle più. poter creare delle opportunità anche per le famiglie per avere degli spazi più dignitosi nei quali trascorrere le proprie giornate e il tempo libero. Diciamo, noi sicuramente solleciteremo l'amministrazione comunale, poi anche vedremo se avremo quella forza che i cittadini ci daranno dal punto di vista istituzionale e regionale per poter incidere e poter lanciare le nostre istanze per sollecitare ancora di più le amministrazioni ad adempiere i propri doveri. Io vi ringrazio e Grazie a comunque ci te. godiamo questa bellissima giornata nella bellissima campagna. Grazie a te. Ciao.